Le partite dell'ABF Monfalcone vi vengono offerte da Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse, Azienda Provinciale Trasporti SPA, Centro Medico Fisioterapico Nova Salus, sedi a Monfalcone, Gorizia e Cervignano del Friuli, Pizzeria Al Giardino, forno a legna, specialità di carne e pesce a Monfalcone. Buonasera da Alberto Pozzolo, saluto i miei affezionati 25 telespettatori che mi stanno seguendo su Teleantenna. Sono qua alla Palestra Verde per la terza giornata del campionato di Serie B femminile tra l'ABF Monfalcone. Alla palestra Mestrina. La pallacanestro Monfalcone, l'ABF Monfalcone viene da una brutta prestazione all'Udine, possiamo chiamarla anche la Caporetto, e ha perso per 31 punti di differenza, mentre la Mestrina, la pallacanestro Mestrina, viene da due sconfitte nelle prime due partite, quindi mi sembra anche fuori di dubbio dire che tutte e due le squadre scendono sempre in campo per vincere, ma mi sembra fuori di dubbio che questa sera più che mai, dunque Croce, Rosso, De Grassi, Giulia Furman e la numero 13 dell'ABF, Battistelli per l'ABF, mentre per la Mestrina Silvia Trentinaglia, Alice Trentinaglia, Bombetta, poi Mainardi e la numero 12, la Pellegrina. Prima sale di Chiara Croce. Prime fasi del match che sono sempre interlocutorie, le squadre devono un po' annusarsi. Marcamento a uomo per la BF. E c'è un altro fallo di Giulia Furman. Rimessa di Silvia Trentinaglia, Trombetta cerca un varco, Alice Trentinaglia molto bene dentro per Pellegrini. E già tre falli di squadra per la Bielsa. Silvia Trentinaglia sfrutta il blocco, entra molto bene. Primo canestro della serata per la numero 4 blu, un blu notte. Silvia Trentinaglia. Passaggio in attacco gettato alle ortiche, una circolazione della palla un po' lenta, bel taglio e passi, in fazione di passi, anzi doppio. L'attacco della BF. Battistelli, la Giulia, la De Grassi, la Rosso in posizione. No, la De Grassi, il balzo e subisce il fallo. Bel rimbalzo d'attacco.
di DeGrasse. Dati liberi. Il primo non va. Il secondo sì. Inizio un po' contratto da parte di tutte e due le formazioni. Ripeto, una viene da una batosta piuttosto bel recupero in campo di Martino Rossi, una viene da una batosta piuttosto grossa e comunque contro una delle squadre favorite del torneo. L'altra squadra viene da due sconfitte e quindi si capisce anche l'inizio contratto. Ben intervento di Martino De Grassi, sinistra per la rossa. Io invece di scaricare a destra avrei scaricato a sinistra sulla croce. Per me Martino Rossi qui ha fatto un errore. Io avrei scaricato sulla croce che era libera. Che ha la croce. Entra con fallo, peccato, peccato per la mancata realizzazione. Due tiri liberi. Parità. E vantaggio della BF. Silvia, si trova ci sono due trentinaia, una la chiamo Silvia e una Alice, e festa finita. Palla, mi sembra palla contesa, no, palla blu, è un blu che mi ricorda il blu della Fortitudo Bologna, un po' quel blu, un po' no, blu notte. Ecco Alice, rimbalzo della rossa che riparte, consegna la palla a croce, e slalom di croce, ebbe bella realizzazione, slalom con tiro di tabella, 5-2 per la pista, riceve nel semicerchio la Pellegrino, il fallo della croce. Secondo fallo, aia, aia, secondo fallo dopo 4 minuti di gioco. Una giocatrice così importante per le bianche, per la bianca azzurra. Infatti, qua c'è nel cambio giustamente dentro la cardinale una giocatrice molto, molto veloce, molto contropiedista, la Pellegrini fa la boa per la Silvia resta il tiro, non va, rimbalzone di Giulia che subisce anche fallo, sicura, ah sì, mi sono dimenticato di dire che l'arbitraggio e dei signori Royaz di Muggia e Tuntar di Trieste. Dovessa di Alice. Palla a Mainardi. Silvia. Bel taglio di Alice, bel. Bel passaggio sul taglio. Ecco, Alice Trentinaglia, una giocatrice interessante. Vede molto bene il gioco, adesso però si lascia scappare. La De Grassi che va a segno. Di nuovo Mainardi. Le blu
dal dalla Pellegrini, dal Cagnoli sulla sinistra, Giulio, ribalta, la Pistoi cerca la penetrazione, forse subisce anche un fallo, parte il contropiede, buon rientro delle biancazzurre, buona difesa, e qua eccesso di altruismo di Quagliano, poteva ancora andare avanti lei. Ed ecco le blu, Alice, Mainardi, Aresta Chino. Mainardi con la palla, slalomeggia, scarica, buon rientro delle biancazzurre. Ecco un piazzatone di Pellegrino che va. Vantaggio per le nostrine. Ecco la Grassi. Non capisco perché non ha proseguito sulla sua destra e si è girata verso il centro dell'area. Aveva un sacco di spazio sulla destra, non capisco per quale motivo ha cambiato direzione. Viene cambiata dentro la numero 11 su Stasic, che per comodità chiamerà Sista. Spero che non si offenda. La Sista. ABF molto concentrata in difesa. Palla arrivata. La Rosso ha prima la sister libera, adesso Quagliano deve lavorare di nuovo, Battistelli, bel movimento di Giulia Furlan, veloce, deciso, un fallo e due tiri liberi. Il primo va, e secondo noi pari pari, ripetamente Alice gioca sempre, e che botta che prese, mi piace molto Alice perché gioca a testa alta, guarda gli spostamenti delle compagne. Adesso per testa con il signor Tulpa per una spinta, cerca di andare la Giulia e va e conclude e falla. Alice, secondo fallo, cambia con il numero 19, Nordio, Elena Nordio, del 90, di nuovo avanti da Pietro. Un gioco per linee esterne, Mainardi, si libera un po' di spazio sulla destra, prende in piedi il tabellone. Protestano le blu perché per un tocco, da qua sinceramente non ho visto nulla.
di nuovo Giulio Furlan, no! Contropiede portato avanti a fatica, adesso però è libera, sì, è libera. Federica Trombetta, che si schianta sul blocco. Allora, bomba di Federica Trombetta, che dopo si schianta sul blocco della Schuster. Cambio della BF. Esce Giulio Furlan, entra Lisa Bugliatti. Di nuovo Federica Trombetta, questa volta poi il passaggio. Ah, beh, c'è anche Rosati in campo, eccola qua. Cerca il terrestre, lo risciato. È una cosa bella da vedere, però il mezzo a tre è stato un po' azzardato. Di nuovo Trombetta. È una mano calda. Maria La Rossa sulla sinistra, bloccata. E il passaggio della sinistra. Secondo passaggio buttato via. Coach Pannello sta per svenire. Due passaggi ma proprio brutti. Beh, adesso prendete qui una sassata che scheggia il tabellone. Cardinal, Sisto, bello, passo. Primo tempo. E con 12 secondi. Cosa c'è? Con 12 secondi ha buttato via un pallone. La Bielsa ringrazia. Con 12 secondi. Ma in effetti ci si può anche confondere. Può sembrare anche un secondo e qualcosa. Vediamo se la BF approfitterà di questo grazioso regalo della Trombetta, che non è per niente convinto di fare. Due liberi per prendere. E la BF approfitta. Ultimo tentativo, Silvia Noi. E si chiude il primo periodo con la BF in vantaggio di 2 punti sul pallacanestro masculino. Cosa possiamo dire? Un discreto primo periodo, all'inizio equilibrato, poi insomma, un periodo che ha cominciato a carburare. A proposito della seconda giornata, una cosa un po' curiosa è che su 8 partite, 7 sono state vittorie in trasferta, una sola, la vittoria in casa, della San Udine sulla BF, con un punteggio 60-29, un punteggio che si commenta da solo. Per il resto 7 vittorie in trasferta. Ed eccoci al secondo periodo.
e anche questa come la prima partita con la Virtus Venezia sembra una partita all'insegna dell'equilibrio. Intanto c'è la numero 20 per le blu, Giulia Brock. E anche la numero 8, Marta Morgan. Si va in calma auto. Ma sembra che la BF. Mentre ascoltiamo da lontano le urla disumane, le urla peluine dell'allenatore di Mestre, che tra poco fa a pezzi la sua giocatrice, la BF sembra che stia rispondendo alle parole anche di Coach Panella, che in settimana ha detto di che la squadra deve crescere non solo sotto il profilo fisico ma anche sotto il profilo mentale. Infatti ci sembra una squadra concentrata come è stata nella prima giornata contro la Virtus Venezia. Riparte la Mordio, adesso c'è in campo anche la 18 Lisa Zambon. Mordio, Brotto, Mordio, buona difesa, buonissima difesa della BF, buonissima difesa. Cosa ha visto l'arbitro? L'arbitro ha visto un fallo in attacco del numero 19, Mordio, primo fallo. Rosati cerca di penetrare, scarica, fallo sulla Rosati. Se mi sbaglio di Mordio, prende fallo. Cambio. Esce Prendetta. Rientra. Mainardi. Rosati per Croce. Slalom, arresto, tiro, arresto e scarico per la Bugliati, che però era convinta, come anche il sottoscritto, che la Croce a quel punto tirasse. Invece ha fatto un arresto e scarico. Vabbè. Tentativo della Brotto, che va con l'aiuto della Capella. Battistelli cerca la penetrazione, scarica sulla giro Fulham, un bel tiro, niente da dire, molto bello, molto pulito. La Brotto di nuovo si incarta un pochino, poi altra penetrazione, che brutta azione, palla buttata via, poi parte la Croce, mancata dalla Zandon, Giulio. Penetra e segna. Niente da dire, Giulia Furla, letale questa sera per gli blu, alta difesa di Bugliati, ecco, contropiede e Martina Rosati sotto mano e dà con la sua velocità. Con la sua agilità non avevamo nessun dubbio. Riparte nelle blu. Adesso 8 punti per le biancazzurre.
rimessa per le blu. Silvia. Io ho sempre sbagliato, scusate, ma no. Uganda tabellata. Nord. E questa volta va il tentativo di Zambon. Giulia chiusa. Chiara Croce, slalom, poi scarica fuori, Briatti, Battistel, c'è un momento adesso di caos, e palla blu. Esce Battistel, rientra rossa. Zona, 2-3, Botto, Zambon, Nordio, fa fatica, questo non è stato un passaggio, questo è stato il getto del peso. L'allenatore di Mestre intanto sta discutendo con l'arbitro Punta. Rosso, De Grassi, taglio della croce. Otto secondi da giocare. Una soluzione un po' più semplice non c'era. La Brotto che poi scarica sulla Zambon che subisce la stoppata della folla. Un minuto. Un'altra partita veramente interessante questa sera, che credo che sia anche finita, è Ginnastica Triestina e la Delsa Udine, dove fra le squadre più quotate del campionato. E un'altra partita interessante domani sera, domenica, anche alle 18, tra il Fogliano e l'Inter Cremonese. Qua intanto la partita ha preso una piega abbastanza favorevole per il momento, la BF. Ma non azzardiamo previsioni. Croce, De Grassi in posizione di posto per la croce e si inventa un movimento alla Michael Jordan. Malnardi e Nordi portano sulla palla, di nuovo Malnardi, cerca di eludere Rosati che poi contende l'imbalzo con la Zambon.
cassa da fondo, l'appoggio si secondo a disposizione. Palla per la grotta, finta, entrata, e fallo. Giulio Furman, secondo fallo. Due tiri. I blu si riportano a meno 2 a uomo, la cattura uomo per i blu. C'era Giulio Furman completamente libera e sbaglia. I tiri più facili, chissà perché si sbagliano. Tentativo di prendere la croce, non va, parte il contropiede. Brotto che era completamente solo a rimbalzo, sbaglia anche lei, recupero di De Grassi, ma poi perde la palla. Fuori che la croce rientra con gli altri. Brotto. Zambon. E Nordio. Nordio. Allora, da una parte Nordio ha sbagliato il livello. Dall'altra parte la BF ha sbagliato il contropiede. Momento un po' di caos generale. Rientra Silvio per la Zandon. Passaggio in mezzo al traffico. De Grassi. E subisce fallo. Arresto tiro, non va, rimbalzone, rimbalzino De Grassi, ribalta, e De Grassi subisce il fallo di Elena Nordi, se non sbaglio è il terzo fallo. Fuori Nordio, Pellegrino, adesso terzo fallo, rimessa dal fondo, un passaggio degno di un lancio di un porto o di un mediano da pittura. Un passaggio buttato lì. Ai. Brotto penita e segna. Parità! Diciamo che la BF in questo frangente ha buttato via diversi palloni importanti, Suster per De Grassi, cerca l'entrata, si schianta e parte il contropiede. Da destra a sinistra, di nuovo a destra, il taglio, la Pellegrina. Suster stacca un braccio della Pellegrina, il taglio. Suster, secondo fallo.
cosa si può dire? Si può dire che le due squadre si stanno dando battaglia, questo sì. Il punteggio però rispetto al primo periodo che era stato più frizzante, sta già calando. Non il ritmo che la partita si cominciasse un po' a impattare. Il primo periodo ci sembrava un po' più frizzante. Intanto ci sono due liberi per Pellegrino. Riparto la pietra, guardiamo. Furlan, Deja Buiapi, Pellegra, guardiamo. Che arriva palla, recupera. Ottimo recupero, prima Battistelli, piazza, noi. Di nuovo Fagliai, recupera e di nuovo palla bianca azzurra. Grande reattività di Fagliai. Eva Battistelli, Buiapi, bel movimento. Adesso all'imbalzo cominciano a volare anche troppi proibiti. Botto. Palla dentro per Pellegrino. Non sa cosa fare. Fuori di nuovo per la Botto. Doppio. Giusto. Giusto, giusto, giusto. E il signor Loias vede molto bene l'infrazione della giocatrice blu e adesso porta palla anche la Giulia Furlan. Insomma la BF è lì ferma a quota 23 non so da quante ore. Fuori molto lenta, gestita male, e infatti finisce male. Azione lenta, gestita male e che finisce male. Daniel Battistelli. Ecco De Grassi, passi. Ecco, un po' di problemi offensivi per le dentro azzurre, tentativo di blocco dal nostro Galassia. Giulia Furlan. Pallone troppo alto per la Battistelli. Abietto che sta buttando via tonnellate di palloni. Vagonate di palloni. Alice, Pellegrini, Perline esterna, Blocchi. Una giocatrice piena di iniziative. Battistelli, raddoppio. Bello, bello, bello. E Furlan vede la Buiapi. E finisce. Adesso spazio alla pubblicità.
Le partite della ABF Monfalcone vi vengono offerte da Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse, Azienda Provinciale Trasporti SPA, Centro Medico Fisioterapico Nova Salus, sedi a Monfalcone, Gorizia e Cervignano del Friuli, Pizzeria al Giardino, forno a legna, specialità di carne e pesce a Monfalcone. Palestra Verde, alla Palestra Verde di Monfalcone, dove si stanno incontrando l'ABF di Monfalcone e la nostra intanto che aspettiamo la ripresa dell'ostilità, no? Ma volevo raccontare sulla Repubblica di questa settimana, c'è un articolo sul basket dove praticamente si dice che la cosiddetta mano calda del hot hand esiste, cioè secondo uno studio i giocatori che tirano molto e tirano bene continuano a tirare bene per tutta la partita. Io adesso sto facendo una specie di riassunto. Ma questo articolo mi ha causato un po' di perplessità perché ci sono delle partite dove c'erano dei giocatori che sbagliano un paio di tiri e poi magari segnano l'ultimo tiro all'ultimo secondo, così come ci sono giocatori che segnano a ripetizione poi l'ultimo tiro, magari quello decisivo, completamente libero, magari in aria. Io mi ricordo anni fa una partita Gorizia negli anni 80 credo tra Gorizia e Cantù era a qualche secondo dal termine per parità tra Gorizia e Cantù diedero la palla i canturini diedero la palla a Tom Boswell che fino allora aveva sbagliato praticamente tutto, cioè aveva fatto una cosa tipo 0 su 12 o 0 su 13, quando gli diedero la palla io pensai benissimo, l'ha fatto molto bene perché sbaglierà, invece segnò e vinse tanto. E quindi questo per questo io sono un po' perplesso su questi articoli pseudoscientifici sul fatto che se uno segna molto continuerà a segnare, se lo dico in modo un po' più volgare di quanto lo dica l'articolo. La mano calda, la convinzione che chi ha appena fatto canestro abbia più chance di mettere dentro il prossimo tiro. Ma intanto l'allenatore continua a protestare, ma vediamo la partita. L'allenatore coach Bulla Mineo continua a protestare e sempre con l'arbitro punta. Mini break della Birte, più 7, Alice, scivolamento, dalla trombetta, un cross, recupera la croce, che su questo anche fallo. Rosso, croce, dalla Pazzola Furla, che abbatte due avversari. Le blu chiedono il sfondamento, c'è una giocatrice che si è fatta male, ci sembra Alice. Intanto che i sanitari vedono le condizioni di Alice,
cioè praticamente l'articolo sulla Repubblica diceva che chi ha appena fatto canestro ha più chance di mettere dentro il prossimo tiro. Il Wall Street Journal rilancia lo studio di Joshua B. Miller, assistant professor in scienze delle decisioni a Bocconi e Adam Sankurk dell'Università di Alicante, per i quali la mano calda esiste. Cioè, questi studiosi affermano che più uno segna più è preciso e più continuerà a segnare. Ma io ho fatto l'esempio prima di Tom Bose, adesso mi veniva in mente mentre leggevo anche Allen di Miami Heat, che dopo un 0 su 8 nel tiro da 3 sulla palla scaricata da LeBron James segnò l'unico tiro da 3 della sua partita, portando i Miami alla parità con i miei Spurs, e dopo vinsero la supplementare e vinsero anche il titolo. Ecco la rimessa, e Furlan subisce il fallo. C'è un po' di malumore nel pubblico mestrino. E intanto, notizia positiva, la BF ha già segnato più punti rispetto alla trasferta di Udine, e questo è già molto positivo. Pellegrino, stop, no, stoppata di Furlan, mi sembrava pulita. Terzo fallo. Zero su due, palla intercettata da Trombetta che si catapulta. Palla recuperata da Eva Battistè. Mi sembra che la partita Battistè in contropiede e segna. 11, mi sembra che la partita sta diventando un po' caotica. Ecco, vediamo se riesco a chiedere a Valentina Barella, che saluto per insieme, un commento su questo rientro di Giulio Fuglio. Buonasera a tutti. Giulia Furlan è una bellissima sorpresa ritrovata di quest'anno. L'anno scorso ha vinto come campionato della stagione, quindi c'è anche una nostra soprannominata anche Stellina. E quindi sembra una giocatrice completa, intelligente. Sa benissimo organizzare il gioco, sa benissimo attaccare, difendere, è un buon leader, oltre a essere una migliore amica, è una grandissima giocatrice. Bene. Il malumore cresce intanto nel pubblico mestrino. Altra palla rubata da Grassi. E l'assisto. Risolve un'altra fase caotica del match. Ci sembra di nuovo l'altro contropiede. La rossa va
rimbalzo della croce con fallo di Brocco. Due liberi per croce. Una su due, più 14 per la bianca. Silvia Tredivano, sul bel invito di Mainato, Battistelli cerca di penetrare. De Grassi. Cerca lo slalom, si palleggiano sui piedi, tentativo di legarsi, un cross, rimbalzone di Brocco, palla consegnata alla playmaker, Silvia. Notata da Sexton e consegna la palla a De Grassi, proprio il palo di Mainardi. Momenti di wrestling femminile. Fuori Battistelli, dentro a Rosati. Una partita che si sta progressivamente incattivendo e anche croce. E anche sta diventando sempre più caotica. Pendleton. Non e perde palla adesso. Fuori De Grassi, dentro Briati. Mentre tombe, anche Trombetta se la prende col povero Punta. Fallo De Grassi, secondo fallo. La partita si sta incattivendo. Terzo fallo di Sister. Partita che si sta incattivendo. Silvia, piazzato, recupera, alto tiro, e rimbalzo. Martina Rosati, scarica per la rossa, diventa per assista, la Rosati, parabola molto alta. Rimbalzo di Pellegrino, ritenta Mainardi, non va. La rivessa bianca-azzurra. Tagliato. Più 14 per la BF. Fase di gioco molto caotica, anche con episodi di
progressività di Tortorella, che non hanno molto a che vedere con lo sport del basket, dove, lo ricordo, si deve marcare senza contatto fisico. Ma qua questa sera si vede una scena veramente di presa in femminile. Vediamo se la bagarre conviene alle blu e se riescono a trasformare le bianco-azzurre alla bagarre. Bianco-azzurre che cercano di giocare con un po' di ordine. Ecco la Rosati in palleggio. Scarica, persista, di nuovo Rosati. Tenta di nuovo il canestro rovesciato. Si vede che è un tipo di tiro che le piace molto. Nordio, Pellegrino, Trombetta, Pellegrino di nuovo, rimbalzone di Lisa Bugliacca, porta al gatto e spinge, Rossa. Sempre all'uomo, difesa all'uomo per le blu, Rosati, cerca la penetrazione. Veramente un caos. Un caos. Punteggio basso, poche azioni belle, degne di nota. Molto caos, molto poco. Nordio che spinge, si palleggia sul piede, ma palleggia sul piede di Battistone. Ma credo ci sia molto da dire in questo momento, cari 25 telespettatori. Sesta. Il secondo fallo, due liberi per Martino Rosati. Uno su due. Nordio, trombetta. Slalom. E arriva il fallo. Due liberi. A 10:40, mestre 27. Una partita dove si segna con il contagocce. Sister si gira. Noi, rimbalzo, di Nordio, di Elena Nordio. Ah, bello, ah, che peccato, che peccato, che peccato. Mainardi, per Marta, Palladino,
ed è blu. Adesso fuori per Elena, spenta la bomba trombetta, ribalzo di Schuster, da via il doppio piede Martino Rosati, prego Battistelli, fallo. Qua ormai la partita è un corpo a corpo. Due liberi. Due su due. Più 15 a Bielsa. Io non so, ma bello. Per Elena, e va dentro. Su bel invito di Tombetta. Perde la palla di nuovo Rosati. E qua Spinello predica più calma, la squadra in vantaggio. Questi palloni buttati via vengono compensati da questi recuperati. E un altro fallo di Schuster. Schuster, quarto fallo. Schuster che non mi è sembrato tanto in giornata questa sera, tanto in serata, diciamo. Due liberi. Tra uno e otto. Marta Nordio. Brotto è più veloce per recuperare la palla, viene chiusa. Viene chiamato fallo a Guardiani. Primo fallo, sì. Due liberi per Brotto. Il primo va. E secondo pure. Vai, 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 con la chiave della scheda. E va, che bello, che vedere un dai e dai. Palla recuperata da Battistelli, Rosati, contropiede. Tabella. E il divario torna a più 14. Palla persa per le blu. Si penetra e le guardie quante sono due liberi per le grasse, più 16 adesso. Sembrava a un certo punto un accenno di reazione delle blu. Altro rimbalzo. E palla la bianca. E palla la bianca, giusto, giusto, bravo, bravo arbitro, giusto. Non merita un applauso.
merita un applauso. Un arbitro che riconosce di aver visto male e si corregge, merita un applauso. Bravo il signor Tulpa. Palla dentro. Oh! Oh! Lamba! 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 Di Buiatti! Si è visto bene! Lamba! Che porta la partita più 18! Prova da NBA! Sono Valentino, a più 18 possiamo anche buttare la pasta. No, 10 minuti, 100 punti sono recuperabili. Io spero proprio di no, perché si è visto che l'inerzia comunque dalla nostra parte, però non si vogliono fare previsioni, spero sì. Nel basket non si può mai dire, ma un vantaggio di, diciamo la verità, un vantaggio di 18 punti, in questo momento è solo la BF che può perdere la partita. Siamo nel quarto periodo. Sempre la porta con una bella entrata non finalizzata, ecco Rosati. Ci mette una pezza Alice, poteva essere fallo, rimessa di De Grassi, 7 per Rosati. Fuori per Buiatti, tripla, rimbalzo di Rosati, che cerca di penetrare in mezzo a due, non ce la fa. Eva Battistelli, noi, Alice, Mainardi, eh sì, De Grassi travolge, ma brutto. Mainardi, Alice, tiro comodo e va. Guardiamo. Palla sui piedi di De Grassi. Cambia la pietra, esce Buiatti, rientra Giulia Fiora. Mainardi, portandetta, bella sulla, bella, passaggio volante per la Pellegrino, bella. Subisce fallo, due liberi. La Pellegrino, sì,
non ha realizzato neanche un team leader, mi sembra, con questa traiettoria piuttosto dritta che si infrange contro il primo fermo. La Giulia Furlan di nuovo prende un sacco di botte e subisce a casa. Adesso la Brotta che va a protestare con l'arco di punta, poveracci, tutti vanno a protestare con lui. Fuori Battistelli, dentro Rosso. Rimessa, Guardiani, piazzato. No! Brotto. Che ci sembra una delle poche con qualche idea, Mainardi, Dovrassi terzo fallo, viene cambiata con due altri. Non sembra che le blu di Mestre siano in grado di recuperare 16 punti. Poi magari che sbaglierò. Magari sbaglierò, ma non mi pare né come idee né come iniziative. Ripeto, questa partita può perderla la piazza. Croce Parosati. Questa va al terzo tentativo, il canestro rovesciato da la specialità di Martino Rosati. E si pisce anche fallo. Quinto fallo. Quarto fallo. Quinto fallo. Qua volano parole grosse. E si baciano. Prima volano le parole grosse e poi il calcio pannello e la pretina si baciano. Una scena da San Popolo. Allora la Trentina Emilia ha subito il tecnico. Un altro tiro libero per la Giulia. Più 19. Insomma, ci sembra una partita messa in ghiaccio per la BF. No, meritava. Bello, e anche questo meritava. Un passaggio del genere di Giulia Furlan meritava. Un passaggio alla Vlade Divac. Meritava veramente il canestro. Nuovo rimessa bianca, giocate ragazzi, giocate, gira, non va. Insomma, l'ABF in questo momento può giocare veramente con una grande tranquillità. Zambon, Perbrotto, tabellata, ma
maestro mi sembra veramente senza idee. Croce. Rimessa bianco azzurra. Cambio di rimessa. Cambio di rimessa per le blu. Silvia, per Pellegrino, per Brocco. L'unica che ha qualche iniziativa, però sbaglia, Pellegrino, e si può farlo. Guiatti, secondo fallo. Due liberi. Non ha molta, non ha molto feeling da quello. Sì, primo tiro libero a segno per la Pellegrino, che tira con questa traiettoria piuttosto dritta. Le consiglierei di usare una parabola un po' più alta. Battistel non va, rimbalzone di Boiati. Ho perso il conto dei rimbalzi della Boiati questa sera. Zambon, ottima difesa di Rossa, ottima difesa, e palla recuperata, più 20. C'è poco da dire. Brocco, tiraccio della Pellegrino, Croce, Battistel imposto per la Giulia, di nuovo Battistel fuori per la Rosso, pareggio resta il tiro, rimbalza. C'è poco da dire, eh? Che palla bianca. Bianca azzurra. Chiaramente il pubblico mestrino protesta. E l'allenatore chiama calmare. Senti, Valentino, di qualcosa sulla prestazione di mestre. E se te la ricordavi così? Sì, maestro, abbiamo giocato contro l'anno scorso, le ragazze mi pare che siano le stesse, e poi c'è Alice Trentinelli, con la quale ho giocato un po' di anni fa, quando giocavo in Falcone. Sono una bella squadra completa, con un'età che per me è un'età forte di esperienza. Ho visto il mio mondo, ho visto il mio cuore, sono una storia completa anche da me. Questa è una bella partita, questa di corsa, di difesa, di rimbalzo. Sono una buona storia completa. Rimessa bianca-azzurra. Giulia Furman che viene brutalizzata nella morsa della Brocco e della Pellegrino.
un secondo periodo in cui è successo veramente poco, perché una volta fatto il break, le biancazzurre si sono stabilizzate su questo punteggio, per l'equazione della croce, più 22, 57-35, c'è poco veramente da dire. Silvia, alta palla per Tocalia, Croce, Battistel, Croce, Giulia Furla, il suo solito tiro pulito, più 24. Signor Royals vede un fallo della croce. Ma terzo fallo, ha vinto la Guagliano. A me sembrava un intervento sul palo. Due liberi per Pellegrini. Ah, ci ha preso gusto. In palleggio perde la palla Elena Furla, che prova a rimbalzo, adesso riprende la palla, Zambon, e Cornier cerca di sradicare la palla, ma la rimessa blu. Rimessa blu, Silvia perde la palla, via il contropiede della rossa, e a rimorchio Elena e fallo. Ma a rimorchio Giulia, no? Fuori rosso, dentro il Cassano, minuti, un po' di minuti di gloria anche per Cassano. Due liberi per Giulia. Più 24. Sotto per la Pellegrino, che rischia anche la stoppata, via la Giulia, via la Giulia, Bernal, Piazzatoni, esce Giulia Furla e entra il numero 19, Elisabetta Tossù, classe 98. Classe 98. La porta. Palla dentro per la Pellegrina. Due liberi. Uno su due,
guardiani, perché se così dice anche fare. Trombetta quarto fermo, due libri. Zona sicura, recupera il passaggio. Dato strano. Palla dentro. Recupera, così. Bene. Palla bianca azzurra. No, invece no. Invece no. Per un'infrazione che non ho visto. Vai, cari telespettatori, andiamo verso il finale di una partita che è stata molto equilibrata, molto equilibrata nel primo tempo. Altro infortunio per uno storico per gli atleti. Per l'atleta non riesco a vederlo, un istante. Sono una partita che stata abbastanza, no, non abbastanza, di libertà. Eh sì, una storia, sì, per Zambon. Ci sembra. Sì. Due libri per Cassaro. La parabola è altissima. Il Pellegrino subisce il fallo di Elena Furlan. Due libri. Il Pellegrino che ha tirato una montagna di tiri liberi, però con una percentuale veramente bassa. Poco più di un minuto al termine. Beh, il fatto che sfilano i titoli di coda, ringrazio il tecnico Paul per queste riprese e dopo vediamo se riusciamo a fare un'intervista. Mi piacerebbe fare un'intervista alla top scorer della partita, che è Giulia Furlan. Vediamo se riusciamo a intervistare. Tanto c'è la trombetta che ha qualcosa da dire, non si capisce con chi. Sarà con qualcuno del pubblico, anche Silvia, ce l'hanno con qualcuno del pubblico. Vabbè, questo non c'entra con lo sport. Guardiani, Cassù, Battistelli,
praticamente sigilla la sua prestazione con una bomba, più 25. Silvia, rimbalzo della Pellegrino, Brotto, tabellata, e per un po' la Battistelli fa la sua seconda palla. Bene, adesso vediamo se, se c'è lo spazio per un'intervista. Le partite della ABF Monfalcone vi vengono offerte da Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia, Banca di Credito Cooperativo di Staranzano e Villesse, Azienda Provinciale Trasporti S.P.A., Centro Medico Fisioterapico Nova Salus, sedi a Monfalcone, Gorizia e Cervignano del Friuli, Pizzeria al Giardino, forno a legna, specialità di carne e pesce a Monfalcone.